Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la politica andando a Pescara nell'alveo del centrodestra. Priorità per la città e grandi eventi, resta freddezza tra i consiglieri comunali di Lega e Fratelli d'Italia. A Pescara, Paolo Renzetti. Restano freddi i rapporti all'interno della maggioranza del comune di Pescara fra i consiglieri di Lega e Fratelli d'Italia. Alla base dei contrasti le divergenze su quelle che sono ritenute le priorità per la città. E per la Lega oggi gli eventi non rappresentano una priorità, così come invece la manutenzione delle strade e i servizi al cittadino in un momento di crisi economica. Il processo di decisione sulle poche risorse che avremo a disposizione, che abbiamo a disposizione, che saranno oggetto di una variazione di bilancio, saranno comunicate dopo che l'intera maggioranza ha deciso come impiegare queste risorse. Noi riteniamo che buona parte di queste risorse debbano essere impiegate sul tema della manutenzione stradale, della segnaletica stradale, del decoro della città, il che non vuol dire che non debbano essere impiegate anche per realizzare eventi, ma in questo momento riteniamo che la manutenzione della città sia prioritaria rispetto alle altre questioni, poiché la città di Pescara è comunque da qui a settembre piena colma e stracolma di tanti eventi, e quindi siamo convinti che Pescara sarà attrattore e soprattutto attrattiva di tante persone per la mole di eventi pubblici e privati che ci sono in città. Il capogruppo leghista in comune a Pescara, Vincenzo D'Incecco, non entra nel merito del lavoro dell'assessore ai grandi eventi in quota Fratelli d'Italia Alfredo Cremonese, dicendo che fra due anni a giudicare saranno i cittadini. Il lavoro di questa amministrazione è un ottimo lavoro che perché su tanti fronti ci stiamo impegnando a risolvere problematiche annose, ma è altrettanto chiaro che in un momento come questo, in cui usciamo da una crisi finanziaria che probabilmente abbiamo parzialmente risolto con i 12 milioni e 4 della rata mutuo che riusciamo a recuperare, grazie al nostro impegno importante a livello di governo, noi non possiamo non rilevare il fatto che ci sono delle priorità rispetto alla manutenzione della città. Io non giudico il lavoro di nessuno, perché saranno i cittadini fra due anni a giudicare il lavoro di tutti noi insieme. Su questo siamo tutti convinti e siamo tutti d'accordo. Cronaca adesso, andiamo a Lanciano, picchiato e costretto ad aprire la cassaforte che aveva in camera da letto dove stava dormendo. La rapina in villa a Lanciano, in località Iconicella, è avvenuta questa notte intorno alle 3:30. Il bottino è di 1.500 euro. Ad indagare sono i carabinieri di Lanciano, coordinati dal tenente colonnello Vincenzo Orlando. Sul posto la sezione scientifica, mentre si stanno visionando le telecamere presenti in zona. Ad agire, secondo la denuncia della vittima di 49 anni di origine campana, sono stati due giovani con accento straniero che indossavano mascherina e cappellino con visiera. I rapinatori sono entrati da una finestra che era stata lasciata aperta per il caldo al piano superiore della villetta. In camera il proprietario, che era solo, stava dormendo ed è stato svegliato dai rumori mentre i malviventi stavano svuotando dei cassetti. L'uomo è stato poi schiaffeggiato, riportando 10 giorni di prognosi, costretto a rivelare dove si trovava la cassaforte e che ha dovuto aprire dietro minaccia. Quindi la fuga dei rapinatori dalla porta principale, che gli è stata aperta dallo stesso padrone di casa. È una chiesa piena nel rispetto delle norme anti-Covid, quella che ha accolto il feretro di Luigi Villamagna, lo studente 23enne di Vasto, morto a Parigi, investito da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali. Cordoglio e commozione nella parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo. Il funerale è stato celebrato da Don Gianfranco Travaglini. I familiari hanno chiesto di fare donazioni all'associazione Amici di Zampa in ricordo di Luigi, che amava molto i cani. Luigi Villamagna è morto la sera dello scorso 9 giugno, investito da una persona che non si è fermata a soccorrerlo e sulla quale pende un'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Cambiamo argomento, adesso torniamo alla politica. Il Movimento Verde e Popolare, che si ispira ai valori della Democrazia Cristiana, ha tenuto oggi a Pescara la sua direzione nazionale. Presente l'onorevole Gianfranco Rotondi, che in questi giorni sta presentando il suo ultimo libro intitolato La variante DC.
Onorevole Rotondi, in questi giorni lei sta presentando il suo ultimo libro, La variante DC. Perché questo titolo? Beh, ammicca alle parole tristemente di moda, ma in fondo coglie un aspetto della Democrazia Cristiana che, esattamente come un virus, entra negli organismi altrui, perché il libro sostiene la tesi per cui la DC non esiste più come organismo unitario, ma tutti i partiti sono diventati un po' democristiani. E invece, secondo me, la Democrazia Cristiana sarebbe ancora utile al paese come partito, come idea portante, non come stile, come metodo, come linguaggio, che pure è una cosa buona ma insufficiente. Una Democrazia Cristiana che sarebbe utile soprattutto in questo momento, dal suo osservatorio cosa vede per quanto riguarda l'Italia ma anche l'Abruzzo alla luce delle ultime amministrative? Servirebbe un grande partito nazionale, cioè rappresentativo del sud e del nord, con un disegno di sviluppo dell'Italia, esattamente come quando il grande indimenticato Gasparri dettava le linee ricostruttive dell'economia abruzzese, che poi si sono tutte realizzate. E questo cosa significa? Che un partito non determina una conseguenza economica, ma può creare delle condizioni con le proprie idee, con i comportamenti dei propri amministratori perché l'economia stessa decolli. Ma i cittadini sono sempre più lontani dai partiti e dalla politica? Oppure c'è un riavvicinamento secondo lei? Ma i cittadini non sono mai stati tanto vicini alla politica, nel senso che la politica la fa pur sempre una minoranza dei cittadini. Tuttavia prima vi era una partecipazione più informata, c'erano gli analfabeti che seguivano i telegiornali al bar ma ne capivano di politica più dei loro pronipoti che stanno ogni giorno sui social ma leggono quello che la rete gli offre, che non sempre è una informazione riflettuta sulle questioni politiche e più in generale sulle questioni serie. Presentato questa mattina al Parco della Scienza la nuova edizione di Teramo, Natura Indomita, 100 giorni di eventi che variano dall'arte alla cultura, all'enogastronomia. Stefano Recanati. Svelata l'edizione 2022 del Teramo Natura Indomita, un calendario ricchissimo che prenderà il via martedì 21 giugno per concludersi il 30 settembre con un evento a cura dell'Università di Teramo. 100 giorni di eventi che animeranno l'intero territorio della città dal centro alle frazioni. Tre big della musica, Noemi Arisa, Filippo Graziani e Litfiba, che a Teramo dovrebbero dire stop alla loro lunghissima carriera. Teramo Natura Indomita è nata dalla voglia di una comunità di rigenerarsi dopo la pandemia, dopo i momenti di difficoltà legate alle chiusure forzate dei luoghi della cultura. Sin dal primo anno ci siamo messi a servizio della comunità e delle associazioni del territorio. Abbiamo costruito questo contenitore, un contenitore che anno dopo anno cresce sempre più, diventa sempre più attrattivo, si consolida nella tradizione teramana e evidentemente richiama turisti, ma soprattutto richiama la comunità teramana e quanti nel corso dell'anno fanno cultura nel nostro territorio. Beh, sicuramente sui grandi eventi stiamo lavorando sui numeri del Natale della mano, quindi su piazze che vanno a 5.000 persone, a parte i concerti di Arisa che sono seduti e chiusi per 1.000, però ecco i Litfiba, Noemi, sono tutti concerti che lavorano sulle 5.000 unità, ma poi sappiamo bene che perlomeno per l'esperienza passata, che tante persone rimangono fuori, quindi per la città saranno dei momenti di festa. È come chiudere un cerchio per noi. Prima si parlava di un agosto dove Teramo era vuota, dove tutti andavano al mare. Oggi vogliamo far vedere un'immagine della città di Teramo completamente diversa, piena di gente che si vuole divertire. Quindi finalmente una vocazione estiva costruita e ottenuta. La grande novità è l'allargamento della kermesse anche a paesi al capoluogo collegati. Protagonista in questa edizione il comune di Pietracamela, che ospiterà il concerto di Roberto Vecchioni. Questo concerto di Roberto Vecchioni che si svolgerà l'8 di luglio, venerdì sera, ai Prati di Tivo, credo intorno alle ore 18. Ed è una cosa molto bella, molto importante, perché finalmente si può fare qualcosa che colleghi sia il capoluogo e sia il paese di Pietracamela nella fattispecie. E adesso, come di consueto, il bollettino Covid di questo sabato 18 giugno. Oggi in Abruzzo 898 i nuovi positivi, risultati da 1.281 tamponi molecolari e 3.876 test antigenici. Un deceduto, residente
fuori regione, 383 sono i guariti. Degli attualmente positivi, 111 sono ricoverati in area medica con un decremento di 5 unità e 2, numero invariato, in terapia intensiva. Vediamo le variazioni dei nuovi positivi provincia per provincia: 202 casi in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 271 in più rispetto a ieri in provincia di Chieti, 256 in più in provincia di Pescara, 192 in più in provincia di Teramo, 17 sono persone che risiedono fuori regione e poi 41 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Al parco Simon Bolivar di Notaresco arriva Abruzzo Sauro, un parco tematico con oltre 10 specie di dinosauri differenti. Vediamo. Aperto a Notaresco, Abruzzo Sauro, un parco tematico per ragazzi, bambini e famiglie che ospita oltre 10 specie di dinosauri differenti. I modelli sono realizzati in fibra di vetro e rappresentano fedelmente, in scala 1 a 1, quella che era la fisionomia dei dinosauri, arrivando a toccare quasi 10 metri d'altezza. All'interno del parco ci sono sentieri che circondano i dinosauri, accompagnati da colonne sonore di sottofondo che rendono il clima ancor più affascinante. È un parco che mancava nell'intera regione. Saremo attrattivi su tutta la costa teramana e anche oltre tutto Abruzzo, quindi siamo pronti ad ospitare i migliaia di turisti che vengono sulla nostra costa e tutti gli abruzzesi che vogliono venirci a farci visita. E cosa si potrà vedere? Diamo delle informazioni: quando è aperto il parco, fino a che ora? Il parco è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 22 di sera, e poi dopo ci sono dei totem all'interno del centro storico e tutti i visitatori potranno andare a fare, a scattare una foto e taggarsi sulla nostra pagina, e ogni settimana chi riceverà più like vincerà un premio, quindi una maglia, così per far sì che l'intero borgo sarà visitato da tutti i turisti, centinaia di turisti che verranno quotidianamente a farci visita. Ecco, sempre l'estate si parla sempre di sagre, di eventi per gli adulti, e invece l'estate la vivono soprattutto i bambini. Assolutamente sì, dicevo, io stamattina casualmente ho incontrato un mio concittadino di Francavilla che mi chiamava, gli dicevo: cosa fate questa parte? Di mio figlio è appassionatissimo di dinosauri e quindi non ha voluto perdere questa giornata. Quindi sicuramente riguarda un target di interessati soprattutto giovani e giovanissimi, che però fanno da traino per le famiglie che inevitabilmente dovranno passare una giornata qui se vogliono vedere questo splendido parco. Andiamo da Avezzano adesso, dove l'amministrazione comunale si professa civica ma in realtà guarda al PD, al centro-sinistra. Questo è l'affondo del consigliere comunale della Lega alla luce delle dichiarazioni del segretario regionale del Partito Democratico Michele Fina. Non si è fatta attendere la replica del consigliere comunale della Lega Tiziano Genovesi alle dichiarazioni del segretario regionale del Partito Democratico Michele Fina, che ha definito quella di Avezzano un'amministrazione civica con uno sguardo rivolto al centro-sinistra. La nota del numero 1 abruzzese dei Dem, diffusa a margine delle elezioni amministrative, ha riacceso i riflettori su un possibile cambio di rotta del comune di Avezzano, guidato dal sindaco attualmente sospeso Gianni Di Pangrazio, uno scenario che provocherebbe mal di pancia all'interno della stessa maggioranza, composta da più elementi vicini alle aree di centrodestra. Una spaccatura insieme al governo cittadino che peraltro non sarebbe una novità. Già alle ultime elezioni provinciali alcuni consiglieri di maggioranza avevano sostenuto Angelo Caruso del centrodestra a discapito di Vincenzo Giovagnorio, sindaco di Tagliacozzo, la cui candidatura era stata avanzata da Di Pangrazio con il suo Abruzzo al centro. Il segretario regionale del PD ha chiaramente detto quello che diciamo noi ormai da oltre 24 mesi, che è un'amministrazione di Avezzano, è un'amministrazione di centrosinistra, nascosta in un fantomatico civismo, ma che di civismo ha ben poco. Continuano a sbandierare questa loro libertà, questo civismo, che però oggi le dichiarazioni di Fina, che mi sembra essere il segretario regionale del PD, dice chiaramente che l'amministrazione del sindaco sospeso di Avezzano Gianni Di Pangrazio è vicina a passare con il PD. Il
dato è oggettivo, abbiamo in consiglio comunale, nelle file dell'opposizione, una consigliera comunale del PD, vorremmo cercare di capire il PD che posizione ha, se vuole stare in ogni dove o se farà una scelta chiara ed evidente a sostenere, come già ha fatto in passato, perché al ballottaggio delle comunali di Avezzana ha sostenuto Gianni Di Pangrazio, se questo matrimonio sarà ufficiale o se continueranno ancora a fare gli amanti. Vernissage questa mattina al Circolo Nautico di Pescara per la prima edizione di Cerasuolo d'Abruzzo Cup, che si svolgerà il 24, 25 e 26 giugno. Il tratto di mare antistante il porto turistico di Pescara ospiterà la prima edizione, la prima regata Cerasuolo d'Abruzzo Cup. Presidente, come nasce questa iniziativa che coniuga, unisce sport, vini, territorio, marketing, turismo? Beh, nasce dalla volontà che da tempo stiamo mettendo in campo di unire tutte quelle cose che ha appena detto, i nostri prodotti con il nostro territorio, con la nostra comunità che in questo caso si esprime in un circolo di appassionati che ci hanno proposto un'operazione di co-marketing territoriale che a nostro avviso è assolutamente idoneo a valorizzare i nostri prodotti e l'Abruzzo, per cui con grande molto contenti di partecipare e abbiamo anche concesso un nome, Cerasuolo d'Abruzzo Cup ci sembra veramente idoneo a valorizzare i nostri prodotti e l'Abruzzo. Il ruolo del circolo è quello di organizzare queste regate a livello italiano e già quest'anno vi dimostreremo che le barche non sono soltanto quelle di Pescara ma vengono dalle Marche, da Ortona, a Termoli arriveranno qua. L'idea è nata da un incontro tra noi e il consorzio dei vini d'Abruzzo. Abbiamo iniziato le trattative l'estate scorsa, finalmente siamo arrivati alla conclusione e poi la prossima settimana, 24, 25, 23, 24, 25, vedrete che cosa riuscirà. Apriamo adesso la pagina dello sport, partiamo dal Pescara perché la prossima settimana sarà ufficializzato Alberto Colombo come nuovo allenatore biancazzurro, un tecnico lontano dai dogmi che si sa adattare all'organico. In riva all'Adriatico cerca anche la svolta per la propria carriera. Andrea Costantini. Conto alla rovescia per la firma sul contratto di Alberto Colombo. Sarà lui l'allenatore che guiderà il Pescara stagione 2022-2023. Un fatto certamente positivo è che Colombo, uomo del nord, originario della provincia di Lecco e dal temperamento mite, intraprenderà questa sua importantissima esperienza professionale senza dinamiche o ruggini pregresse che avrebbero caratterizzato un nuovo avvento di Zeman. E poi è un tecnico duttile e tutt'altro che dogmatico, fatto non secondario visto che negli ultimi anni la società dirà ha soddisfatto le pretese degli allenatori a inizio stagione. Auteri, che prediligeva il 3-4-3, non ha avuto una rosa completa per quella esigenza, ma lo stesso dicasi per Oddo e Zauri nelle due stagioni precedenti, con entrambi gli allenatori costretti più volte a cambiare assetto alla squadra per quadrare la situazione. Colombo, si spera, saprà adattarsi al gruppo che verrà fuori dal mercato. Lo scorso anno a Monopoli ha giocato una stagione intera col 3-5-2, ma nelle stagioni precedenti aveva impiegato la difesa 4 con più modi di sviluppare l'assetto offensivo, dal classico tridente al trequartista più due punte, oppure il cosiddetto albero di Natale con due trequartisti e un centravanti. Il Pescara cerca riscatto e una stagione da protagonista, seppur con un organico mediamente più giovane. A Pescara, Colombo cerca la consacrazione per dare una svolta alla propria carriera che da 9 anni si sviluppa in Serie C, molto al centro-nord, le ultime 2 annate al sud con le pugliesi Virtus Francavilla e Monopoli. Una volta ufficializzato lo staff tecnico, ne faranno parte il vice Giuseppe Padovano e il preparatore atletico Renzo Ricci, entrerà nel vivo il mercato per allestire l'organico che a metà luglio, probabilmente tra
Palena e Poggio di Città Sant'Angelo, inizierà la preparazione estiva. In riva all'Adriatico Colombo ritroverà, di rientro da Monopoli, quel Gennaro Borrelli che, al netto di un infortunio che lo ha limitato a inizio stagione, ha allenato e fatto giocare nella seconda parte della scorsa annata. 16 presenze e 8 gol in campionato, 5 e una rete nei playoff. Sarà lui a raccogliere l'eredità del Locco Ferrari? L'attaccante argentino ha speso anche recentemente belle parole per Pescara come destinazione prioritaria in Serie C, ma è possibile che il Napoli lo riesca a piazzare in cadetteria? Si parla della consorella Bari. De Marchi rientrerà per fine prestito e sarà valutato dal neotecnico, al pari di Belloni che torna da Limolese. Al netto dei baby, delle monache e Chiarella, dell'attacco non fanno più parte per fine prestito Dursi, Rauti e Cernigoi. Ci sarà ancora Clemenza, che potrà essere funzionale da esterno e ancor più da trequartista. E in casa a Teramo invece si lavora per arrivare con la documentazione in regola per mercoledì, quando scadranno i termini per presentare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Si punta a chiudere la stagione appena passata e poi ci si concentrerà sul futuro. Con il via libera la fideiussione assicurata da Iachini a distanza da una settimana dalla decisione contraria per il Teramo, adesso la garanzia con l'istituto bancario non dovrebbe essere più un problema e si può continuare a lavorare su tutto il resto, che non è poco, ma almeno senza l'assillo di dover lavorare su due tavoli. La concentrazione è rivolta essenzialmente al reperimento delle risorse che servono per chiudere la stagione 2021-2022 dal punto di vista dei pagamenti. L'importo è rilevante, ma la risposta del territorio c'è stata. L'ausilio è arrivato da dirigenti appassionati di calcio come Luciano Campitelli, Salvatore Di Giovanni, Silvio Brocco e Giuseppe Spinelli, che abruzzese non è, ma poco importa, è indice del fatto che si cerca di salvaguardare a tutti i costi il patrimonio calcistico faticosamente difeso con le unghie sul terreno di gioco. Siamo nell'ultimo fine settimana utile prima della scadenza fissata per mercoledì. Da lì in avanti, qualora, come si spera, le cose andassero per il verso giusto, la preoccupazione sarà al futuro, ovvero alla stagione che tra poco parte, cominciando dal ritiro estivo. Perché c'è una squadra da mettere su, uno staff tecnico da individuare, per farlo occorre scegliere chi nel ruolo di direttore sportivo possa essere quello che si troverà di fronte un'annata, in ogni caso, di grandi sacrifici. Dopo lo sforzo per l'eventuale iscrizione ne servirà uno ulteriore per ricostruire e non sarà affatto facile. Maurizio Manfra potrebbe essere promosso al ruolo di direttore sportivo, visto che ha già lavorato dietro le quinte nella seconda parte di questa stagione proprio coi colori biancorossi. Avrebbe di conseguenza l'esatta percezione dei contratti in essere, una decina, e di quello che occorre per rendere il Teramo competitivo nel prossimo futuribile girone B. Perché qualora arrivasse l'ok da parte della Lega mercoledì, è lì che sarebbe reinserito nuovamente il Teramo. Un raggruppamento che, fortuna per le abruzzesi, non vedrà nessuna retrocessa dalla Serie B, quindi con a disposizione un paracadute in grado di sostenere spese per il mercato impossibili per le altre. Alessandria, Pordenone e Vicenza saranno nel raggruppamento A, così come il Crotone in quello C. E questa è comunque una buona notizia. Il Teramo troverà le promosse dalla Serie D, San Donato, Tavarnelle, Rimini e Recanatese, e potrebbe scalare nel girone centrale il Fiorenzuola, che nel 2021-2022 era nel gruppo Nord. Rimarranno ovviamente il Pescara, oltre a Reggiana, Cesena, Ancona e Siena, oltre alla Virtus Entella, le candidate principali a stare lassù. Poi il gruppone di Toscane, con i senesi appunto, e le avversarie di questa stagione, Carrarese, Lucchese, Montevarchi, Pontedera e la novità, San Donato Tavarnelle. Il tutto sarà ufficiale dopo mercoledì. Fino ad allora, fiato sospeso in casa biancorossa, anche se alcuni indicatori virano verso il sereno. In Serie D invece, sulla situazione di stallo societario che vede protagonista il notaresco intervenuto, il sindaco, nonché presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, il primo cittadino di Notaresco, conferma di aver incontrato imprenditori del territorio e entro lunedì potrebbero esserci novità significative.
Sindaco, negli ultimi giorni si è parlato tanto di calcio a Notaresco, prima le uscite sui giornali, poi la conferma tramite un comunicato stampa, Salvatore Di Giovanni fa un passo indietro, adesso la situazione a Notaresco com'è? Notaresco è che dobbiamo rifondare una società, era una scelta che era condivisa, già si sapeva da un po' di tempo, abbiamo fatto 4 anni splendidi a Notaresco, sicuramente 3 meglio, l'ultimo anno ci ha creato un po', ecco, di conflitti interni, no? Perché quando poi non arrivano i risultati l'attesa era tanta, no? Abbiamo vissuto anche periodi difficili col Covid, abbiamo anche sognato un salto di categoria ed era quasi possibile, però doveva andare così, non ci siamo riusciti e adesso è quello che sappiamo, c'è tanto chiacchiericcio, io l'ho detto pubblicamente, ringrazio il Presidente per quello che abbiamo fatto insieme a lui a Notaresco, perché sono stati anni belli, adesso dobbiamo aspettare alcune decisioni, ecco, noi dobbiamo capire quale campionato riusciamo a gestire e a fare, perché perdendo il Presidente e anche il Vice, che giustamente andranno in altri lidi, è normale che il budget ha iniziato ad avere delle difficoltà, però dobbiamo fare quello che possiamo fare, che dobbiamo essere credibili come sono stati in questi 4 anni, perciò ringrazio il Presidente perché abbiamo sempre onorato gli impegni con tecnici, staff e tutto quello che era, perciò che dobbiamo fare il campionato che non riesco a gestire con la società, perciò noi stiamo cercando di formare una società nuova, aspettiamo un po', ecco, le decisioni più che le chiacchiere che si stanno, ecco, adesso messe in giro, perché sapete che qui c'è Giulianova, c'è il Teramo, c'è il Notaresco, altre società che si stanno muovendo per capire quello che si può fare, ma sono convinto che tra lunedì e martedì, ecco, sapremo di che morte morire. Ha incontrato già qualcuno? Sì, vabbè, io ho rapporti belli con il Presidente, ci siamo visti, ho sentito anche altre società, perché da Notaresco, ecco, si muoveranno anche le decisioni di altre società, è normale che c'è attesa per il Teramo Calcio, dopo anche c'è stata un'uscita di sede del Presidente che ha detto il contrario di quello che aveva detto l'altro giorno per amor della città, e perciò io sono convinto che lunedì, martedì il puzzle si inizia a completare, insomma, ok, io cercherò di difendere la nostra comunità, perché Notaresco ha fatto calcio per tanti anni, è una storia del calcio, abbiamo fatto 4 anni bellissimi di Serie D e vogliamo continuare a scrivere una storia importante. Proviamo a fare una percentuale su campionato di Serie D eccellenza, quale è la percentuale più alta e quale più bassa? Attualmente la più alta è l'eccellenza, se non troviamo nuovi soci è normale che è più semplice fare l'eccellenza che la Serie D. E questo era l'ultimo servizio, io vi ricordo che i contributi che avete visto e anche tutte le notizie dalla nostra regione le potete trovare sul sito www.tv6.it, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona serata e una buona domenica.